volte non abbiamo aiutato chi ci aveva chiesto una mano? Quante volte ci focalizziamo nel presente, dimenticando che le nostre azioni potrebbero avere un domani delle conseguenze disastrose? E tutto questo dove ci porterà? Un romanzo che parla di egoismo e che ci aiuta a capire veramente quali sono le conseguenze delle nostre scelte egoistiche è Dove la storia finisce di Alessandro Piperno. L'egoista è colui che persegue un obiettivo e lo fa pensando solo a se stesso e al suo benessere, ignorando completamente tutto ciò che lo circonda. Dove la storia finisce ci porta invece a riflettere su un bellissimo messaggio. Le scelte egoistiche che prendiamo oggi daranno per forza le cose il via a una serie di conseguenze che un domani ci si ritorceranno contro. Alessandro Piperno, uno scrittore con veramente una grande padronanza del lessico, scrive veramente bene e dipinge con ironia la storia di una famiglia allargata di Roma. Se anche tu hai letto questo romanzo, mi piacerebbe conoscere la tua opinione, quindi scrivimi nei commenti il tuo parere.